Buonasera, quarto appuntamento con Indovina chi viene a cena, il programma di Tremedia e Messina Sicilians per scoprire più da vicino i candidati sindaco della città di Messina. Questa sera abbiamo con noi l'unica donna di questa competizione elettorale, Maria Cristina Saia del Movimento 5 Stelle. Benvenuta, grazie di essere qui, Grazie, buonasera. grazie a lei per l'invito. Con noi abbiamo una giornalista famosissima di Messina, Telefortino, che ringrazio veramente di essere qui con noi questa Grazie a te di sera. avermi pensato. E poi la mia redazione, Simona Piraino e Francesca Duca. Buonasera. Allora, più o meno lei conosce diciamo, la trasmissione, comincio sempre io con le domande e di solito sono quella un pochino più cattiva, quindi diciamo, è un po' un passaggio dovuto. Allora, la prima domanda è questa, è un po' una domanda che si fa a chi comunque proviene dai movimenti, come nel suo caso. Messina è una città assolutamente disastrata, c'è un buco che si presuppone sia di oltre 400 milioni di euro al comune e dico, la situazione della viabilità, della sanità, dell'assistenza sociale è sotto gli occhi di tutti quanti. Allora, senza aver avuto alcuna esperienza precedente di tipo amministrativo, lei come pensa nel caso in cui dovesse riuscire a essere eletta di gestire questa specie di baraonda che è la città di Messina? Ma sicuramente con coraggio, sicuramente con una sorta di presa di coscienza della Forse realtà. anche un filo di incoscienza, visto le situazioni di No, Messina. io credo che in qualsiasi momento, sicuramente adesso non c'è nessuno che può avere una bacchetta magica per poter risolvere facilmente le problematiche di Messina. Messina ha un default che forse va molto oltre i 400 milioni di euro. E credo semplicemente che la competenza amministrativa, semmai i nostri politici del passato l'abbiano avuta, non è servita a nulla. Ricordiamoci che non abbiamo un bilancio. Forse questo è un po' qualcosa che O meglio, passa abbiamo approvato il inosservato. bilancio previsionale 2012 alla fine del Il 31 2012, sì, dicembre del insomma, vabbè. 2012. Quindi manca ancora il bilancio consuntivo del 2012, quindi diciamo che abbiamo delle esperienze di persone che non hanno veramente avuto chissà quali Grossi competenze. risultati, lei E poi dice. ovviamente non sono da sola, noi abbiamo una squadra e il bilancio viene studiato da oltre un anno e mezzo da alcuni di noi, quindi con dei professionisti che si adoperano e che sono A chi vi anche loro. state appoggiando, ecco, per studiare una situazione come Ma questa? noi abbiamo delle persone che sono state anche dei consulenti, che non si vogliono esporre, personalmente non sono interessati alle poltrone, ma Ah, non si vogliono esporre nel senso che non intendono avere un no, non assessorato? intendono avere un assessorato perché vorrebbero che lo avessimo noi e loro magari dietro di supporto con una consulenza continua potrebbero in qualche modo dare il loro apporto davvero per la città di Messina. Consulenze Questo come quelle di è cui si è tipo favoreggiato o di Zanca. ricevuto, che è arrivato ad avere un numero spropositato di consulenti o. Ma guardi, noi lo abbiamo detto già a tutti, facciamo politica per passione, quasi, perché sappiamo benissimo che ci siamo decurtati lo stipendio alla regione del 70%, per esempio, e la stessa cosa succederà al comune, così come è successo anche al Parlamento. Di conseguenza i nostri consulenti daranno sempre a titolo gratuito e su questo ovviamente loro Diciamo, sono già belli in realtà avvisati. sono consulenti a titolo gratuito anche quelli che ci sono sempre stati. Il problema erano i rimborsi spese, in realtà, quelli che Vabbè, presentavano. sicuramente se ci sono delle consulenze che meritano questi spostamenti perché magari si dovrà andare in un'ambasciata a trattare, saranno giustificate, ma non penso che per guardare un bilancio bisogna andare chissà dove, bisogna semplicemente forse fermarsi per bene e guardare un attimino quello che cosa c'è dentro per Cosa c'è leggerlo. dietro anche Cosa quel c'è tipo di dietro, cosa bilancio? c'è dentro, insomma, e come si stanno realmente poi facendo questi piani di rientro che non sembrano quadrare da nessuna parte, si tirano, si mollano e quindi niente, ci sarà semplicemente secondo me, da chiudersi in una bella stanza per qualche tempo. Questo sì. Analizzare con Ovviamente attenzione i analizzare con conti. attenzione quello che è in questo momento la situazione, Assolutamente anche una se cosa poi giusta, è prioritaria non dal punto assolutamente. di vista del Comune di Messina. Senta, ma Grillo dittatorialmente, teutonicamente, vi ha proibito di partecipare ai talk show. Allora, tu come mai sei qua? Lei come mai è qua? Scusi, avevamo deciso di lasciare lei. La giovane età mi induce in questo errore molto facilmente. Perché te ne freghi di quello che dice Grillo? O perché siamo alla periferia dell'impero e quindi naturalmente Grillo non potrà avere visione di questo filmato che stiamo facendo stasera?
Allora, Oppure sei una trasgressiva, è o magari è un mito da possibile. sfatare. No, è un mito da sfatare in realtà. Il Movimento 5 Stelle si pone con delle regole molto diverse rispetto agli altri partiti. Ha deciso proprio per scelta, una delle regole è quella di non partecipare ai talk show, ovviamente si parla di talk show nazionali, tipo il Ecco. Porta a Porta, il Ballarò, ma semplicemente Ma per una come mai? questione. Ecco E perché. ci sono tante motivazioni. Una di queste è che in realtà questi talk show non hanno fatto altro che incentivare l'allontanamento del cittadino alla vita politica vera. Il cittadino in questo momento identifica la politica con un discorso da salotto molto sterile, delle azzuffate che non portano realmente né un arricchimento culturale né una soluzione a dei problemi che poi la gente si ritrova nella vita reale Ma tutti i giorni. questo sarebbe tutto da contestare, perché il dibattito è stato sempre alla base della vita politica. Sì, ma noi Cioè, infatti nel siamo momento in qui. cui c'è Non un capo che dice dobbiamo andare tutti a casa, ovviamente quello che dicono coloro che sono abbiamo andati a capi. casa no. Non Cioè, davvero, c'è non molta abbiamo più capi. democrazia di quanto non sembri Sì, all'esterno. esattamente. Noi abbiamo delle regole. Le regole del Movimento 5 Stelle sono molto chiare, le sanno tutti. Entrando nel Movimento 5 Stelle, sai che avrai una parte, buona parte del tuo stipendio decurtato. Sai anche che Però anche su questo non punto potrai andare ai nascono talk show. tanti problemi. Sì, sicuramente ci sono sempre delle difficoltà, ma se si accettano, cioè se si entra a far parte di un'azienda, suppongo che ci siano delle regole, anzi le ho vissute in prima persona, in qualsiasi azienda ci sono delle regole, di conseguenza entrare in un'azienda, scegliere di farne parte vuol dire anche accettare e assimilare determinate cose, poi ovviamente lamentarsi mi sembra un po' difficile, cioè, ci sono altri Comunque partiti, altre lei non si sente possibilità. in qualche modo vincolata cioè nel suo essere candidata a sindaco a Messina nel confrontarsi con gli altri? Assolutamente no, noi siamo liberi di prendere le decisioni tranquillamente. Avevamo deciso all'inizio di non partecipare ai talk show anche nostri locali, ma per un semplice motivo, proprio perché ci piace in questo momento investire il nostro tempo su tutte le attività bellissime che stiamo portando avanti in sede. Abbiamo dei progetti di Solo in cittadini. sede, io direi In questo, questo momento siamo io in direi che sede, sul sì. punto la candidata è preparata perché Grillo l'indottrina abbastanza È la bene. professoressa che c'era una volta, No, il siete un telefonino po' che viene cattivi. fuori. No, davvero, No, io vorrei che. quello che vorrei chiederle è questo. A livello nazionale, praticamente questi grillini sono duri e puri, si oppongono a tutto, scassano veramente il cabasisi, come dice la Milleri. Con un'espressione un po' Magari forte. la tagliamo, magari la tagliamo. Per quanto riguarda, questi sono i grillini nazionali, so che non volete essere chiamati grillini, siete cittadini. No, io ho una storia di grillina, io non mi vergogno, è la mia Perché lei ha storia. Io iniziato da subito, mi sembra. ho Ma quello che ti iniziato. voglio dire è che a livello regionale il grillismo sembra essersi trasformato in crocettismo, nel senso che la personalità di Crocetta è talmente forte che ha subissato questi grillini regionali che sono diventati molto miti e molto accomodanti. Tu la trovi questa differenza? La noti questa differenza? No, devo dire che secondo me l'unica cosa che in questo momento li differisce così tanto è il fatto che alla regione non c'era una fiducia da votare e di conseguenza si è Beh, da sempre iniziato a questo votare è ovvio. Va un'idea. bene, questo qua è Nel ovvio. governo nazionale invece è molto diverso, quindi si è inabissato un periodo, non si è riuscito a capire che quella strategia politica serviva soltanto a stanare delle persone che in questo momento non stanno rappresentando i cittadini, bensì i loro interessi. Era questa la cosa che si voleva fare vedere. Probabilmente non è passata, probabilmente è anche colpa nostra. Non Non è. dico che a quel livello comunicativo siamo perfetti, se dobbiamo anche noi Certo, ovviamente perché il no migliorarci. a Prodi è stata una cantonata di Grillo e di Casaleggio insieme a lui, Vabbè, ma questo a livello passo. nazionale, diciamo, No, scendiamo nella quindi realtà locale. ridiscendiamo nella realtà locale. E quindi tu che dici, questa realtà siciliana, come hai spiegato questo fenomeno? Non è la personalità di Crocetta che è il funambolo della politica, che ha questi colpi di scena, che vuole andare sempre sui meme, sui media, sui giornali, che fa effetti annuncio, che alla fine finisce col bloccare e offuscare la visibilità che i grillini tanto cercano a livello mediatico? Questo è il. Sicuramente il fatto che Crocetta sia un uomo politico a tutti gli effetti ovviamente non aiuta la comunicazione classica dei media. Noi ovviamente ci affidiamo ad una comunicazione che va ai social media moderni, quindi a internet, ci affidiamo al Però web. la posso interrompere? Lei sta dicendo giustamente che vi affidate molto ai media, ai social web e tutto quanto, però non è un limite nei confronti di chi, per esempio, gli anziani, magari mastica poco di questi strumenti, c'è cioè un anziano abituato al massimo ad accendere il televisore e a guardare l'intervista sulla televisione locale. Mi faccio riferimento alla sua candidatura qui per Messina.
o ad aprire il giornale locale e a leggerlo. Quindi, come potete farvi conoscere anche da questa fascia di persone che comunque non ha dimestichezza con questi strumenti, che appartengono più alla nostra generazione, alle generazioni più giovani? Infatti oggi sono qui e ho fa già fatto altre interviste. Noi siamo liberissimi di andare nelle Come TV locali televisioni. e ovviamente sì, noi possiamo anche sfruttare i media tradizionali, ovviamente, e lo dobbiamo fare proprio rispetto a quelle persone che magari non ci vengono ancora a trovare in sede, non hanno ben capito che magari avvicinarsi alla politica in un altro modo, completamente in un altro modo, può essere davvero qualcosa di arricchente anziché di frustrante. Quindi nell'attesa, insomma, stiamo cercando di costruire questa Un nuova rapporto col mentalità. territorio. Ovviamente, noi ovviamente, oh, non tralasciamo il fatto di andare nelle TV oppure di esporci mediaticamente, però è anche vero che spesso non ci aiutano e spesso abbiamo qualche difficoltà anche ad emergere, Perché? ovviamente. Perché lei sostiene questo? In che senso non vi aiutano? Io sostengo questo perché magari delle informazioni non vengono date nella completezza della notizia e secondo me questo è un po' un limite che a volte riscontro nei media, ecco, nelle È un televisioni o complotto, comunque. quindi. Non parlo di complotto, parlo semplicemente magari del verosimile che non è né la verità né il falso, è un verosimile, In tutti i casi. un'informazione. No, no, ovviamente in tutti i casi no, però devo dire l'altro giorno, cioè proprio ieri è stato, anzi avantieri, è stato approvato un emendamento sui vigili urbani per Sì. 700.000 euro e questa notizia non è stata data, secondo me, correttamente. Allora, In che senso? Scusi, no, perché perché abbiamo dato anche ovviamente, noi come Missione infatti, Sicilia il secreto sì, di averla data allora sì. chiaramente. In effetti c'è stata una proposta di 1.200.000 euro per queste Ed è figure. scesa 700.000 per Esatto, l'intervento vostro. è dovuta scendere perché altrimenti sarebbe stato bocciato. Perché? Esattamente. Anzi, avete supportato questa cosa, Esattamente, perfetto. però se andiamo a guardare il telegiornale, qualche telegiornale locale, questa notizia è stata stravolta. È come se noi abbiamo voluto togliere Ah, 500.000 euro. tagliare, sì. Quindi questo, sinceramente, non è fare informazione, è dare delle notizie in maniera pressoché sommaria e molto verosimile. Quindi noi ovviamente abbiamo il supporto, dei nuovi social media che dobbiamo in qualche modo sfruttare, però ovviamente non riescono a correggere poi quella che è la notizia, Ma c'era data in malafede modo. nella maniera di dare in maniera distorta questa Secondo notizia? me O soltanto c'è. sciatteria dell'informazione? Probabilmente ci sarà, forse spero, semplicemente superficialità, lo spero, me lo auguro, però non è la prima volta che insomma noi proponiamo qualcosa e poi alla fine viene attribuita allo stesso Crocetta, per esempio. Dottoressa, poc'anzi ha parlato di comunicazione. Sappiamo perfettamente che il Movimento 5 Stelle ha sempre sfruttato i media 2.0. La rete è stata la fortuna comunicativa a livello anche di spin doctor, eccetera, eccetera, di Grillo, Casaleggio e il Movimento 5 Stelle. Però lei non è molto presente sui social media. Io lo sto seguendo su Twitter, lo sto seguendo su Facebook. Lei di suo ha pochissimi interventi personali, addirittura ha pochissimi follower e pochissimi following, e mi pare che sia un 129-120. 130 tweet. No, davvero, no, non penso proprio. Io non uso tanto Twitter, però uso tantissimo Facebook. Ho due profili, ho la pagina di portavoce e ho la mia pagina personale. Devo dire che forse lo sbaglio è un po' quello di accettare continuamente le richieste di amicizia nel mio profilo Però personale. si fa moltissima politica su Twitter. La politica, infatti, è più È più presente su su Twitter rispetto che a Twitter. Facebook, su Accolgo questo Facebook. invito per migliorare sicuramente questa parte, però posso dire che davvero ci stiamo adoperando anche con dei video in questi giorni. Non penso di essere così assente dai social media. Senta, e a proprio a proposito dei video, ho notato che lei è l'unica candidata che, meno che io non mi sbagli, che è sempre seguita da qualcuno che la riprende durante i suoi interventi pubblici. Come mai? È una decisione sua oppure fa parte del piano di comunicazione dei 5 Fa Stelle? sicuramente parte del nostro piano di comunicazione. Abbiamo ovviamente bisogno di visibilità, quindi cerchiamo di sfruttarla al massimo. Questo è sicuramente per noi un vantaggio, utilizzare Facebook, ma ovviamente incrementare anche l'uso di Twitter, così come ovviamente si consiglia.
E senta, che idea si è fatta lei dei suoi competitors, cioè dei suoi colleghi maschi che in questo momento stanno concorrendo come lei alla poltrona di sindaco? Questa è una buona domanda, sono d'accordo. Bene, potrei essere cattiva, direi nessuna competizione, però va bene. No, sia, noi apprezziamo, in questo gineceo apprezziamo moltissimo la cattiveria. Ah sì? Allora, guardi, io posso dire semplicemente di essere molto fuori dai loro schemi, intanto perché donna, intanto perché provengo da un'esperienza che è più di politica fatta con i cittadini, che è una politica incastonata in un sistema, incastonata in una poltrona, oppure incastonata... Altri due tuoi competitor dicono la stessa cosa. Ma sicuramente ci sono in questo momento delle particolarità nella campagna elettorale. Devo dire che la presenza anche di Renato Accorinti è sicuramente una rivoluzione, una svolta per qualche verso. Però non ci dimentichiamo... Di Messina avevano proposto a Renato Accorinti di entrare nel loro movimento ed essere lui il candidato sindaco. Sì, è vero. Sì, è vero. Però Verilli ha detto: si deve iscrivere al movimento, se no non passa. E quindi Accorinti. Allora, non è. Allora, come dicevo, ce l'ha raccontato Accorinti qui in trasmissione. Ah, sì, come dicevo all'inizio della trasmissione, il Movimento 5 Stelle è in questo momento è una forza politica, ha delle regole. Ovviamente non abbiamo delle tessere di partito, sì, ma abbiamo l'iscrizione e non si può prescindere dalle regole solo perché ci si chiama Accorinti o ci si chiama Maria Cristina Saia. Le regole esistono e vanno rispettate. Cioè, proprio per questo noi ci poniamo come differenza rispetto a tutti, per un senso di rispetto delle regole, di quello che è, che vuol dire anche il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle è un progetto bello e chiaro, cioè ha delle determinanti che sono un gruppo, non ha il personalismo di una lista che si chiami col mio nome, ha Movimento 5 Stelle, che è molto di più di una singola persona. Senti, tu nella tua biografia che ho letto online fai riferimento ad una tua smaccata passione per le stelle, ogni tanto vuoi guardare il cielo, e mi hai fatto venire in mente un celeberrimo aforisma di Kant che diceva: le stelle sopra di noi, la legge morale dentro di me. Ora, tu questa legge morale come intendi come dire, metterla in pratica al Comune di Messina, eliminando il solito mantra di cui ci avete abbondantemente fatto profluvio? Bisogna tagliare i costi della politica, questo lo sappiamo, bisogna tagliare, è una cosa importantissima. Cioè, al di là di questo, l'etica come tu la vuoi sostanziare nel tuo discorso amministrativo? Con la chiarezza, come passeremo dalle parole ai fatti? Come passeremo dalle parole ai fatti? Semplicemente cercando di intanto abolire la mentalità clientelare. Perché alla base dei problemi, come? Non dando più dei posti di lavoro, promettendo semplicemente, promettendo poi di una sistemazione, ovviamente. Non abbiamo questo metodo, noi i nostri elettori sono delle persone completamente libere da questi giochi di potere. O persone, io mi appello anche ai cittadini stanchi da questo tira e abbocca, che non serve. In questo momento abbiamo visto in che condizioni è combinata Messina. L'ATM, i servizi sociali, non ci dimentichiamo dei servizi sociali. In questa città i diritti dei più deboli, delle persone che dovrebbero essere in altri paesi, categorie protette, fra virgolette, in questa città vengono non soltanto non protette, ma vengono schiacciate. Non ci dimentichiamo anche quel provvedimento di Croce per il pagamento delle strisce per i disabili. Io non me lo voglio dimenticare queste cose. No, senta, c'è un tema che si ricollega molto a quello che lei diceva di servizi sociali, dipendenti comunali, insomma, ed è l'abolizione dell'IMU, perché insomma è un tema estremamente dibattuto adesso a livello nazionale. Berlusconi addirittura lo chiede a man bassa dopo averlo accettato letta. Adesso ovviamente dice di restituirlo, però effettivamente è uno dei punti del vostro programma nazionale. Ora mi chiedo, per i comuni è stato sicuramente una boccata d'aria, specialmente per i comuni che sono sull'orlo del dissesto. Qualora lei dovesse diventare sindaco e qualora fosse abolita l'IMU o sospesa, dove prenderemo questi soldi? Tra l'altro i sindacati prospettano che entro un paio di mesi, se dovesse essere abolita l'IMU, non ci saranno i soldi per pagare i dipendenti, insomma
non ci sono belle prospettive. Qual è la sua soluzione a questo? Beh, sicuramente se non saremmo noi a Messina a decidere se si pagherà o non l'IMU, quindi certo, sottolineiamolo. Sottolineiamo che non saremo noi ovviamente, ma però il governo che spetterà poi a voi, il problema è vostro. Si decide al nazionale una cosa vostra. Guardi, questo penso che sarà un problema che ci porremo nel momento in cui ci sarà questa abolizione, di cui noi fortemente dubitiamo, e probabilmente sarà sostituito dalla TARS, sarà sostituito da altre forme di tassazione. Per esempio, però, potremmo recuperare quei soldi che ci spettano, tipo l'Ecopass, che non si sa in realtà quanti sono in quantità, che non ci sono mai stati dati. Non si sa che fine facciano, si sa quindi magari potremmo iniziare da quello che già siano incassati. Esattamente. Chi deve controllare? Insomma, potremmo stabilire un paio di regole. Senta, voi parlate molto spesso di decrescita felice, di piccole aziende che se non sono più produttive possono tranquillamente chiudere, eccetera. In un contesto come quello messinese, che è contraddistinto da una classe imprenditoriale pressoché inesistente, cioè industria zero, come si può pensare ad una decrescita felice piuttosto che ad una regressione infelice? Ma quando si parla intanto di decrescita infelice, credo... No, felice, decrescita felice. Ho sbagliato. Sono stata io a fare il gioco. Quando si parla di decrescita felice, sicuramente si mettono in risalto altri valori, non semplicemente il profitto, ma anche il valore che un'azienda dovrebbe essere portatore non soltanto di posti di lavoro, ma anche di valori, anche a livello culturale. Ci sono delle aziende che potrebbero tranquillamente resistere nel mercato se solo valorizzassero davvero i prodotti che si hanno. Vi porto un esempio. Stamattina, per esempio, abbiamo incontrato una delle personalità in questo momento in Sicilia, ma anche nel governo nazionale, diciamo, che viene chiamata continuamente per mostrare le nasse fatte con un metodo tradizionale. Sono delle nasse che richiedono per la pesca delle aragoste. Lui si ritrova da solo a dover fare queste mostre, anche e soprattutto nei presidi Slow Food, chiamato e anche premiato, devo dire, lodevolmente da fiere importanti, Torino, Genova. Il suo lavoro però non viene né valorizzato né mostrato. Ed è un peccato, una risorsa che noi potremmo sfruttare a livello turistico con molto poco investimento. Ma lei ha idea quanto costa traghettare per una berlina media con al bordo 4 persone? Sì, più o meno dovrebbe essere sui 45-50 euro. Lei è una specializzata in incremento turistico, so io. Sì, io mi occupo di turismo. Ovviamente. Perfetto. Abbiamo detto no al ponte per ovvie ragioni, non siamo qua a discutere. Però il turismo, come riesco a incrementarlo io se un'andata, un traghettamento mi costa sui 50 euro quando mi va bene? Le chiedo scusa, perché lei pensa che i turisti arrivano in macchina? Cioè, noi siamo in Europa e i turisti arrivano in aereo, sono sempre arrivati in aereo, e anzi arrivano le droghe di più, perché i turisti a Messina arrivano in crociera. Ma noi non abbiamo un flusso turistico importante dal nord Italia in questo momento. E poi dobbiamo anche pensare alla Salerno-Reggio Calabria. Noi pensiamo di fare un ponte e poi lasciare gli italiani che vengono dal nord per 5-6 ore in autostrada. Alta, io non sono una proponte. Ah, ecco, no, perché assolutamente mi sembrava di aver capito. No, lungi da me e anche dagli spettatori. Volevo sapere. Questo era l'assurdo della proposta del ponte. Assolutamente. Cioè, proporre un ponte con la Salerno-Reggio Calabria che a volte sembra una mulattiera. Io credo, come voi, credo che di spostarmi sempre solo in aereo. Poi ovviamente noi abbiamo la fortuna naturale di avere un porto con dei fondali importanti, tali da poter consentire ad una MSC, ad una Carnival, di arrivare a Messina, e non li sappiamo sfruttare, non li canalizziamo. Io vorrei sapere, c'è una vostra idea, non solo nell'incremento turistico, ma proprio nella riduzione dei costi di traghettamento? Noi abbiamo questi grossissimi problemi.
Perché basterebbe far funzionare quelli che erano i nostri vecchi traghetti che funzionavano. Stiamo parlando dell'FS. Esattamente. Come mai? E come li facciamo funzionare? Beh, sicuramente dovremmo trovare magari il modo di indirizzare i passeggeri nel posto giusto, perché non so se lei l'ha sentito, io sì, lontanamente, che abbiamo avuto anche dei cartelli che indirizzavano i, le, diciamo. Si chiama marketing. Sì. Si chiama marketing. Si chiama marketing. Si chiama anche... E perché non abbiamo un marketing statale invece che possa incrementare i cartelli? Le ferrovie hanno dimenticato il proprio ruolo. Lo Stato sta dismettendo le ferrovie, dovrebbe tutti i fondi per quanto riguarda. Probabilmente perché non conviene, ma dobbiamo anche chiederci il perché del non della non convenienza. Non possiamo soltanto pensare che esista soltanto la Caronte, perché non è vero, perché non è vero che non conviene, scusi, è stata una scelta ben precisa, esatto, di Ferrovie dello Stato di lasciare spazio, diciamo così, ai privati. Come riusciamo intanto a fare dobbiamo un'analisi così dici, benefici lei dici a favore incrementando del cittadino. Pubblico. Lei dice incrementando ovviamente il è un diritto. Come? Facendo semplicemente uno spostamento di quello che oggi funziona a livello privato, spostandolo nel versante pubblico, magari con la partecipazione nostra. Potrebbe essere una grande partecipata. Una partecipazione nostra per i traghetti, si sta parlando di un business di milioni di euro, non si sta parlando di una partecipata come l'AMAM, dove fra l'altro il comune si vanta di avere dei debiti, cioè dei crediti, scusate. La rata di San Francesco deve essere assolutamente sgomberata. Nel frattempo si dovrebbe adoperare in qualche modo quella che dovrebbe essere la rata di Tremestieri e spostare tutto il traffico. In questo momento sì, ma io non capisco perché. Lo so, ma non l'hanno mai finito. Cioè, anzi, addirittura chi mi ha corretto hanno detto che non ha mai neanche iniziato. Io non capisco perché nella stessa latitudine, nella stessa posizione, Genova riesce a fare un porto e noi non riusciamo a fare un porto. Abbiamo delle pompe, abbiamo degli ingegneri che fanno questo lavoro. Ma lei è tra i fautori per caso del nuovo porto nella zona di Giammoro, come molti che contestano questa scelta di Tremestieri? Ma intanto pensiamo a quello che è Messina, penso. Poi magari ci potremmo pure spostare. No, sempre per Messina, spostare il gommato lì, gommato pesante lì a Giammoro. Sicuramente noi siamo per valorizzare quello che rimane di Tremestieri e incrementare la rata di Tremestieri. Poi ovviamente se non bastasse, perché il traffico è così imponente. No, non mi sono spiegata. C'erano delle, diciamo, come ipotesi. Dire, delle ipotesi, appunto, grazie, che ritenevano che al posto di Tremestieri sarebbe dovuto realizzare il porto per il gommato pesante a Giammoro. Ma io cioè, credo togliendolo invece, alla città. No, io credo qual è la sua invece, opinione? No, noi abbiamo progettato l'utilizzo di Tremestieri, quindi non ci siamo spostati sulla valorizzazione di un eventuale porto a Giammoro, anche perché è un po' fuori città e ovviamente ci rendiamo conto che magari spostiamo sì il traffico dei tir nelle zone tipo la via Don Blasco, che potrebbe non essere così evidente al centro della città, che poi tanto inquinamento, rumore, problematiche varie che tutti conosciamo per bene porta. Ovviamente noi abbiamo pensato a Tremestieri come punto di sbocco. Mi hanno informato del fatto che Tremestieri è dal punto di vista proprio geografico, dal punto di vista di ubicazione del porto, eccetera, infelice, perché ad ogni tempesta c'è un insabbiamento. Sì, sappiamo benissimo che ci sono delle problematiche. Sì, ma perché il porto non è stato realizzato in maniera tale da poter ovviare al problema? Io quindi conosco degli ingegneri. È un problema di realizzazione della struttura. Ovviamente è un problema di realizzazione. Noi abbiamo avuto, fra l'altro, degli ingegneri. Questo ovviamente lo possiamo anche ipotizzare. Hai visto? Ovviamente. Hai visto? Possiamo passare al gossip, Elisabetta? Adesso sì. Il gossip fa bene allo spirito. Senti, volevo sapere una cosa, ma veramente sono molto molto curiosa. Sempre nella tua biografia ho detto che hai come mito Sonia Alfano. Ora, prescindiamo dal giudizio sulla persona. Aumento. Io non solo non ho come mito Sonia Alfano, ho detto che le abbiamo aiutato con le elezioni, ovviamente. No, va bene, questa è una premessa. Ti volevo dire questo. Per quanto riguarda questa Sonia Alfano, io ho letto un libro di due professori universitari dell'Università di Bologna, che sono anche la Fondazione Cattaneo,
questi professori universitari hanno scritto un libro, Il partito di Grillo, l'hai letto tu? Edito dal Mulino? No. Nel 2012? Sinceramente no. In questo libro a un certo punto parlano di Sonia Alfano e dicono che Grillo l'ha sbattuta fuori dal partito, non si sa se Grillo Casaleggio l'ha violentemente sbattuta fuori dal partito, però non spiegano perché. Tu mi sai spiegare perché Sonia Alfano è stata sbattuta fuori dal partito di Grillo? Sempre Grillo. Attenzione a delle... alle anche alle affermazioni forti, sempre che sia stata effettivamente sbattuta fuori dal partito. No, lo dicono questi due professori. Allora, io ci tengo tantissimo a precisare che il Movimento 5 Stelle non può avere dei personalismi, delle personalità forti come quelle di Sonia Alfano, probabilmente non si sarebbero mai ritrovate in delle regole stabilite che devono essere rispettate da tutti. Ovviamente è il segreto del funzionamento del Movimento 5 Stelle, è proprio questo, è un'accettazione di regole in modo condiviso. E quindi io suppongo il protagonismo di Sonia Alfano probabilmente cozzava con il Movimento 5 Stelle. Non c'entra Casaleggio, Grillo, davvero, non, il Movimento ha delle regole, non sono state decise soltanto da loro. Ma di loro a sbatterla fuori. Ma hanno detto questa frase precisa. Non so che cosa esattamente, non ho avuto il modo di leggere questo libro, però non sono d'accordo su questa affermazione. Grillo ha accettato da subito, quindi sì. non ha mai avuto intenzione né di sbattere fuori. Però all'epoca non c'era questo grande applauso e questo grande consenso a livello nazionale, probabilmente. Ma lei sapeva che saremmo cresciuti, lei lo sapeva benissimo, quindi se soltanto avesse veramente placato un po' quello della sua personalità, insomma, del suo protagonismo, sicuramente sarebbe rimasta. Non hai saputo una verità assoluta sul punto. Io so che Sonia Alfano ad un certo punto è stata candidata in Italia dei Valori da indipendente, adesso è un europarlamentare, il suo mandato scadrà il prossimo anno, quindi lei ha avuto quello che probabilmente ha voluto. Quindi lei ha violato le regole secondo lei? Ma in quel momento il Movimento 5 Stelle non c'era, lei non è salita per pochissimo, il 2%. Noi siamo stati, a dispetto di quello che si pensa, siamo stati i primi a formare una lista regionale in Sicilia. Da noi sono partiti poi tutti gli esperimenti. E soltanto per regolamentare tutta questa situazione che era diventata abbastanza incontrollabile, perché pensate un po' alle liste pirata, le liste che si sono formate proprio per lo sfruttamento del nome di Grillo. Certo. A quel punto nel 2009 si è deciso di formare il Movimento 5 Stelle proprio per dare delle regole ben precise e anche per garantirci, perché è ovvio che è come qualcuno a Messina anche si è approfittato del Movimento 5 Stelle per raccogliere le proprie firme, è normale che sia successo in tutte le parti d'Italia, quindi insomma non so se ti convince la spiegazione che mi ha dato Marco Travaglio all'interno di una mail in cui ho posto la stessa domanda che ho posto a te, perché lui mi ha risposto: lotta tra due superego ipertrofici. Sì, sono d'accordo, sono molto d'accordo, però è anche vero che Grillo in questo momento il suo io lo sta sfruttando positivamente, lasciando anche una libertà che veramente molti non si accorgono che noi abbiamo. Noi abbiamo delle regole. Non se ne accorgiamo. No, perché ovviamente i media, purtroppo la televisione, i giornali, scrivono l'opposto esattamente di quello che avviene. È lo scotto che dovete pagare, immagino, per non rapportarvi con i media tradizionali. Ma noi ci rapportiamo, il problema è che non riportano. Noi ci rapportiamo. Grillo si rifiuta di rilasciare interviste. Ma si rifiuta perché ovviamente non lasciano esattamente trasparire quella che poi è la verità. Io preferirei la pazza di Grillo. Io sono innamorata del Movimento 5 Stelle, che per me è un progetto e va molto oltre Grillo. Beh, visto noi siamo al dolce, siamo in conclusione, vorrei che tornassimo un attimo su Messina. Senz'altro. Perché, insomma, i prossimi 5 anni sono quelli della svolta, cioè o affondiamo definitivamente o forse veramente la città potrà avere qualche chance di ritornare a essere una città civile. Dice bene affondare. Come sembra, io molte volte vedo Messina come il Cariddi. Voi sapete la storia c'è la nave Cariddi, con certo, questa come scritta no. Che continua a imperterrita a rimanere fuori dall'acqua. Ecco, Messina è praticamente affondata quasi per intero, tranne probabilmente un piccolo accenno, ecco il suo nome. Siamo noi quelli che dobbiamo decidere se far riemergere di nuovo questa nave, questa bella metafora. Ecco, sì, io penso sempre a Messina in effetti come il Cariddi, credo che sia una giusta e appropriata metafora di questa Messina che abbiamo adesso in questa situazione. Quindi sì, ci vogliono dei galleggianti molto forti per poterla portare a galla. Se lei dovesse essere eletta sindaco,
Quale sarebbe la sua prima azione amministrativa? Ma sicuramente la prima azione sarà quella di svelare le carte. Noi arriveremo con un bilancio disastrato, un bilancio non reso pubblico. Abbiamo visto la relazione, o meglio reso pubblico solo parzialmente, probabilmente reso pubblico ma non dichiarato dalla Corte dei Conti nella sua disastrosità, quindi noi ci troveremo per la prima volta a leggere le carte. Siccome siamo nella zona gossip, che volevi dire con questa storia dei politici autistici? Sì. Sì, allora io ho mandato un comunicato a quello che era insomma il mio addetto stampa, e il mio addetto stampa ha pensato bene di aggiungere delle frasi senza dirmelo, quindi ha mandato questo comunicato, lo ha inviato ai giornali senza però avvertirmi del cambiamento. Di conseguenza, quando mi è stato sollecitato insomma il disturbo per questa metafora, per questo lei sosteneva di non avere scritto quella frase, ovviamente, perché io non l'avevo scritta, non l'ho mai scritta, ma lui che ed ecco perché il mio addetto stampa è cambiato, fra l'altro. Ma scusa, lui che cosa voleva dire in sostanza? Autistici nel senso di ammalati di autismo? No, era un'espressione molto infelice che io mai mi sarei permessa di utilizzare, e ci tengo a precisarlo. Comunque voi avete una cosa impermeabile agli stimoli esterni, ovviamente. No, ma un po' forzata. È stata un po' forzata, è sempre di una metafora, sicuramente si trattava. Comunque lei mi aveva assicurato di aver mandato una rettifica e forse non vi è arrivata a questo punto. Comunque non è stata espulsa, ma sinceramente non riusciamo poi ad avere un rapporto di fiducia, come dire, insomma, certo. Mi sono sentita abbastanza tradita da questa situazione, anche perché non sapendolo non mi sono potuta difendere. Sì, infatti quello che notavamo all'inizio era che lei sosteneva di non aver mai scritto questa frase, ma noi ce l'avevamo però nel comunicato, esatto, che ci era stato inviato. Però se guardavate la mia pagina, l'orario del comunicato, che era fra l'altro le 4 del mattino, perché ho appena finito di scriverlo, io ho postato questo comunicato sia nel meetup che nella mia pagina Facebook per intero, così come io l'avevo scritto, così come l'avevo scritto, l'ho mandato al mio addetto stampa, che aveva il compito semplicemente di fare un forward, esattamente, di inoltrarlo, e quindi niente, purtroppo è andata così, l'inesperienza, sicuramente l'inesperienza, non voglio assolutamente mettere nessun'altra cosa. C'è un aspetto che nessuno dei suoi colleghi maschi ha mai affrontato questa campagna elettorale: gli asili nido. Messina è una città con 240.000 abitanti che ha solo 3 asili nido, il terzo dei quali, attenzione, aperto, se non ricordo male, un paio di anni fa. Questa è una situazione gravissima, perché è dimostrato che dove le donne possono lavorare, quindi hanno dove lasciare i figli anche appena nati, l'economia sicuramente è più viva, più florida, più vivace. Quindi io ritengo che per cambiare il sistema Messina forse si dovrebbe partire proprio anche dall'incremento del numero di posti negli asili nido, che agli uomini magari può sembrare una sciocchezza, perché esatto, credo che sia una cosa fondamentale. Sì, per una donna è essenziale, non ci dimentichiamo che l'emancipazione di una donna avviene grazie ai servizi sociali. Dai servizi. In una città dove i servizi sociali vengono sospesi è tutto da dire, la difficoltà poi di una donna davvero di entrare nel mondo lavorativo. Quindi noi come per pensate? Gli asili, esatto, noi per gli asili veramente abbiamo prospettato i nidi famiglia, sono degli asili di massimo 6 bambini che potrebbero tranquillamente essere ospitati in delle famiglie. Stiamo calcolando i costi, perché vorremmo veramente introdurre questa novità a Messina, dove abbiamo una situazione, abbiamo constatato di avere delle donne molto spesso sole, perché in questo momento Messina è disabitata dai nostri giovani. Quindi che potrebbero occuparsi anche nel loro periodo di pensionamento, oppure abbiamo tantissime casalinghe, esattamente, da madre di più bambini, di modo da permettere alla donna lavoratrice di potersi occupare. Abbiamo visto che... Spieghiamo per chi non lo sapesse che i nidi famiglia sono dei nidi che si creano all'interno degli appartamenti, purché con delle accortezze ovviamente necessarie per accudire dei bambini così piccoli, che consentono quindi da un lato di non avere dei costi troppo elevati per chi lascia il bambino all'asilo nido, e dall'altro comunque di fatto si creano dei posti di lavoro. Sì, si creano dei posti di lavoro, non c'è un fortissimo guadagno, ma c'è un risvolto sociale importantissimo, che è di unione, di solidarietà, ma anche di integrazione, esattamente. Va bene, e allora su questa altra speranza per il futuro, che sono insomma dei futuri asili nido,
Per Messina concludiamo questa chiacchierata con la candidata del Movimento 5 Stelle, Maria Cristina Saia, che ringraziamo di essere stata qui con noi. Io ringrazio Delefortino che molto carinamente ha accettato il nostro invito. Ringrazio Simona Piraino e Francesca Duca della mia redazione. Ringrazio Natale Lorè che ci ha accompagnato ancora una volta nelle riprese di questa trasmissione. E vi do appuntamento come sempre a mercoledì prossimo su 3 Media. Grazie e buona serata.